Vedi, fa tua madre anche. Concentrati. E io un'ora pensavo solo a quelle che succedono in mezzo campo. Ora di concentrazione solo a quelle che succedono in mezzo campo. Pensiamo ai problemi, a tutte le cose. Pensiamo che noi siamo a divertire. E si ci diverte quando si vince. Forza! Partita delicatissima per la salvezza, quella tra Futsal Solofra e Scalcio One. Padrone di casa in maglia giallo-blu in campo con Celentano, De Maio, Giordano, Festosi, Bonagura, Bovino, Gianattasio, Ingenito, Orvieto, Prezioso, Morlando e Di Salvatore. L'allenatore Cesarano. Risponde invece lo Scalcio One di Gargiulo in maglia azzurra con Esposito, Milichini, Longobardi, Carcatella, Maddaluno, Battaglia, Avallone, Baldari, Di Donato, Piccolo Buono e La Montagna. Una partita in cui i tre punti sono importantissimi per entrambe per uscire dalle zone calde della classifica, e la gara inizia bene per lo Scalcio One. Subito un tentativo di Avallone con la parata in due tempi di Prezioso, la risposta del Solofra con questo calcio di punizione che va a timbrare il palo esterno. Poi ancora pericoloso lo Scalcio One, attenzione a questa iniziativa di Avallone, un calcio di rigore in movimento, non trova però lo specchio della porta, gol che arriva con questo tap-in splendido di Avallone, il sinistro sotto la traversa, nulla da fare per Prezioso. Poi va a divorarsi il gol dello 0-2 Baldari, gol che arriva su quest'altra ripartenza, spende l'azione corale con la rete di Battaglia al minuto numero 20 per il raddoppio dei ragazzi di Gargiulo. Prova ancora a venire in avanti con Piccolo che non riesce a coordinarsi per la conclusione finale, poteva essere il 3-0 dello Scalcio One, arriva invece l'1-2 targato De Maio su tiro libero infallibile, poi va a sbagliare invece Bonagura il gol del possibile pareggio in chiusura di prima frazione. Con le immagini andiamo al secondo tempo, subito un tentativo di Baldari con la parata di Prezioso e poi attenzione a questa splendida azione del Futsal Solofra, arriva il gol del pareggio con Di Salvatore al minuto numero 33. Poi ancora Bonagura dopo due minuti porta in vantaggio così su assist di De Maio il Futsal Solofra per la rete del 3-2, ma le emozioni non sono finite, reagisce immediatamente lo Scalcio One e arriva il gol del pareggio con Avallone al minuto numero 36. La partita potrebbe cambiare volto ancora su questa punizione di De Maio che non trova la porta, può accadere di tutto. Attenzione però a questa splendida azione corale, una ripartenza perfetta dello Scalcio One che trova con La Montagna al minuto numero 42 il gol del nuovo vantaggio. Finale arremmante per i padroni di casa che non riescono a trovare il gol del pareggio, rischiano ovviamente con ripartenze come in questo caso, poi ci prova il cost to cost Prezioso a regalare il pareggio ai suoi, non ci riesce nel finale. Ancora una doppia chance qui per lo Scalcio One che arriva al gol della sicurezza con Carcatella nei minuti finali dopo un altro miracolo qui di Esposito, tentativo di De Maio, il gol che non è inquadrato alla telecamera di Carcatella, quello del 3-5 definitivo, quello che regala una vittoria fondamentale in chiave salvezza per lo Scalcio One, mandando sempre più in crisi il Futsal Solofra.